Un viaggio importante, così il Papa ha definito la sua visita in Svezia per l'avvio delle celebrazioni per il 500° anniversario, che cadrà nel 2017, della riforma di Lutero. Nella cattedrale luterana di Lund, il pontefice ha sottolineato che la separazione è stata un'immensa fonte di sofferenze, esortando cattolici e luterani a essere uniti nella preghiera. Bergoglio ha firmato con il presidente della Federazione Luterana Mondiale la dichiarazione congiunta sulla intercomunione, finora in genere non ammessa. Ciò che ci unisce è più grande di ciò che ci divide, si legge nella dichiarazione, in cui si impegnano a lavorare insieme per i profughi, i migranti, i richiedenti asilo e per tutti i diritti negati nel mondo. La riforma è nata in Germania il 31 ottobre del 1517, quando Lutero pubblicò sulla porta del castello di Wittenberg quello che è passato alla storia come il manifesto del movimento, le 95 tesi contro lo scandalo delle indulgenze.